Ok, ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale dopo un po' di tempo perché veramente è stata una settimana impossibile. Io spero che funzioni tutto, che sia tutto ok. Giustamente Twitch non mi vede live perché fa cagare. Siamo parecchio indietro. Veramente parecchio parecchio indietro. Datemi un secondo che condivido la diretta nel canale Telegram. Allora, prima novità, sì, sono rosso. Non sono rosso solo per quello che è a schermo, ma sono rosso perché sono abbronzatissimo. Aspettate un attimo. Parrebbe andare tutto. Allora, ci sono alcune novità, o meglio, ci dovevano essere alcune novità che sfortunatamente non ci sono. Quella che vedete qua sopra, che si vede relativamente poco, è una borsa. All'interno di questa borsa ci sarebbe dovuto essere il MacBook Pro che ho ordinato da Amazon 6 giorni fa, circa. Avrebbero dovuto consegnarlo il 24 e invece non è mai arrivato perché apparentemente qualche fenomeno se l'è inculato. Quindi alla grande mi sono ritrovato con il pacco smarrito, ho dovuto aspettare i giorni di prassi per... Cristo, non mi ricordo che cazzo dovevo fare. Ok, devo ammazzare tutti. Ho aspettato, diciamo, i giorni di prassi per poter richiedere il rimborso, fare un ordine sostitutivo e di rientro da Genova. Che cazzo sta succedendo? Città in cui mi sono recato per fare una collaborazione che veramente, raga, è fuori di testa con Bri Pro, di Bri Productions. Merda. Non so neanche io perché sto usando questa. Debole contro il tuono. Mi ho sparato i dardi. E quindi insomma, raga, ho... Madonna, ma che cazzo, l'ho disintegrato. Ho aspettato e fatto appunto la richiesta di reso, cioè di reso, di ordine sostitutivo. Se Dio vuole, stando a quello che dice Amazon, e a tal proposito controllo, arriverà domani, dice almeno, Madonna. In arrivo domani entro le 22. Non so onestamente se veramente arriverà domani. Io spero di sì, ma non ne sono sicuro. Visto che sarebbe dovuto arrivare una vita fa. In tutto questo ho avuto moltissimo da fare, ho avuto davvero poco poco tempo per giocare, tant'è che non sono più andato avanti. Di conseguenza sono indietrissimo. Mi manca una vita a finirlo, da quello che mi è stato detto. E spero di riuscire a tenere dei ritmi più... diciamo più accesi, perché purtroppo, raga, me lo sto godendo veramente poco ed è un gran peccato. Ma perché faccio tutti questi danni? Curiosità. Cazzo è successo? Non ho mai fatto tutti questi danni. Mi viene da chiedermi se non mi abbia modificato o no. È sempre difficile. Ma li ho disintegrati. Vabbè. Ora, l'ideale, tornando al discorso delle live, per me è cercare di farne
il più possibile, e come ho già detto, appunto, cioè, non notificherò in anticipo quando le farò, perché appunto devo andare completamente a random. Sono indietro anche con l'upload da YouTube. Un attimo, che gestisco tutto da qua. Al momento non ho ancora il MacBook, quindi non posso, diciamo. Questo da 1,28 l'ho caricato. Ok, sono in regola, diciamo, con i caricamenti da Twitch a YouTube, ma non sono in regola con. Fammi capire, cioè, tu sei entrato con l'account del canale e mi stai chiedendo cose. La storia triste è quella del MacBook, che secondo me si ripeterà anche domani, perché io, cioè, no, non mi hanno neanche notificato la spedizione. Come Mi cazzo manda una fa snappia. ad arrivarmi domani? Comunque, brevemente, io l'ho ordinato, mi è stato appunto detto che sarebbe arrivato il giorno seguente, e il giorno seguente contatto Amazon perché mi viene detto che per la consegna di beni di un certo valore viene richiesto un codice OTP dal corriere. Praticamente Amazon, al momento in cui il corriere aggiorna lo status di spedizione in consegna, mi invia un OTP che io devo leggere al corriere per confermare appunto che il pacco è mio. E siccome questo codice non mi era ancora arrivato ed era l'una circa, ho scritto ad Amazon per avere dei chiarimenti. E Madonna. E vabbè, io a quel punto ho scoperto che il codice mi sarebbe stato inviato al momento dell'aggiornamento della fulmine, fuoco, acqua, al momento dell'aggiornamento, come dicevo prima. E tipo un paio d'ore dopo mi accorgo che viene aggiornato lo status in. Ci dispiace, è in ritardo, in consegna tra domani e dopodomani. Ma io non credo che si siano inculati anche questo, Robè, però non credo proprio che arrivi domani, cioè. E mi riesce davvero difficile credere. Madonna mia. Mi riesce davvero difficile credere che siano riusciti a spedirmelo con queste tempistiche di domenica, cioè non ci credo neanche mo. Oh merda! Dall'ordine che ti dice? Dall'ordine dice che arriva domani. Io da una parte ci credo, nel senso che comunque è spedito da Amazon Logistics, il corriere è quello, è spedito direttamente da Amazon, e Amazon, che io sappia, spedisce anche la domenica. Però, cioè, non lo so, onestamente non riesco a pensare positivo visto quello che è successo. Porca troia. Ma se non arriva è peggio per te, che hai buttato 20 euro nella borsetta, che è pure bella e che non possiamo usare. Raga, mi sono cresciute le mani mentre non giocavo. C'ho una mira pazzesca. Che cazzo sta succedendo? Te lo mandano dal centro più vicino. Se lo mandano da dove dovevano mandarlo l'altra volta è da Piacenza. Fatto sta che davvero, cioè, puoi sempre fare il reso. No, io ti giuro, guarda, è stato veramente triste per il fatto che
Finalmente ci siamo decisi a prendere il computer e Eugio mi ha pure mandato un file super dettagliato con un sacco di app e consigli su come utilizzarlo. Con Bri ne parlo, insomma, che mi dice, poi ti spiego un modo per Final Cut, che mi ha pure fatto vedere ieri e tutto un po', mi ha fatto vedere il PC e... Ma che cazzo sono deboli all'acqua? Non c'ho un cazzo di acqua io. E quindi, cioè, ero veramente emozionato per... Madonna! Veramente emozionato per appunto l'arrivo del computer. Più che altro, raga, per il fatto che uno posso tornare a fare video. Madonna, brutto bastardo. Posso tornare a fare video decentemente perché, come avrete notato, gli ultimi due che ho fatto, gli ultimi unici due che ho fatto da telefono, a parte, vabbè, oddio, quello riguardo la situazione in Ucraina, necessitava di pochissimo editing, ma quello di Hogwarts Legacy, almeno ai miei occhi, è un video di merda dal punto di vista dell'editing, per il fatto che davvero ci sono un sacco di problematiche legate all'utilizzo cioè di un'app di editing da telefono che per forza di cose, cioè, rendono il video poco approfondito dal punto di vista dell'editing, cioè quelle piccole accortezze che potevo avere magari da PC tramite Premiere Pro, come la riduzione del rumore, ma più che altro proprio il montaggio. Qua non le posso avere, cioè veramente è una tortura, soprattutto per me che sono un po' un perfezionista per queste cose. Però vabbè, sono contento perché comunque l'ecosistema Apple della famiglia si allarga. Da un iPhone e un paio di AirPods siamo passati a due iPhone e adesso arriva il MacBook, quindi poi vediamo un po'. Tutto il resto, insomma. Muore iguana di me. Che cazzo è tornato indietro? Comunque, allora. Cioè, lungi da me spammare ste robe. Però io ve lo giuro, raga. La collaborazione che abbiamo fatto con Bri. Cioè, purtroppo lì c'ero solo io perché Robby non poteva esserci. Ma io vi assicuro, vengono fuori tre video. Di cui uno sono i blooper, e non vi voglio, non vi posso dire altro perché altrimenti, cioè, è troppo spoiler. Ma raga, i blooper sono qualcosa di... Cioè, era veramente tanto che non avevo un mal di pancia così dalle risate. Sono successe tante di quelle cose nel giro di un paio d'ore, cioè che davvero... Cioè, se mai inventeranno il viaggio nel tempo, io tornerò a guardare questa giornata. Perché veramente è stato assurdo. Cioè, la giornata di ieri più che altro. Oggi è stata una giornata quasi normale, ma ieri, cioè veramente, Madonna, guarda che brutto effetto che fa. Che metterà una patina in faccia. What can I do for you, partner? I've got everything I need to build the incredible diving mask. I think diving mask is enough. I won't quibble. The workbench is all yours. Ok, allora, intanto vediamo il potenziale. Oddio, aspetta, va, che non vorrei fare figure di merda. Ok, maschera marina. Nice. Allora, stasera, finita la live, probabilmente farò la... Che cazzo, ci vuole un botto per questo. Stasera farò la tessera di GameStop di livello 3 in modo che potrò comprarmi la collector di Ragnarok al momento in cui l'annunceranno, perché tanto palesemente sarà esclusiva GameStop e va bene così, ma non me la posso perdere, quindi io nel dubbio mi farò la tessera di livello 3 e consiglio a chiunque volesse accaparrarsi una collector del genere di farsela perché
GameStop spacca. Tra l'altro, dopo. There's a marvel. If it works, you'll let me try it? I want to get down there and get those embers. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. Like I said, the dancing lights around us changed, turned to sea life. There was this flash of red, and the roar of water surging in. Wait, a flash of red? A red light from a spot near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. Or a warning. Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. A casa di Bree Okay. Let's see if this thing ho works. avuto modo di vedere di persona le collector di Horizon, sia la regalla che quella classica, ma io vi giuro che non ho mai visto una statua così figa da una collector. Cioè, ora è vero che la regala costa, ma raga, è una statua che è grossa così, We'll porca find a way to get puttana. the Cioè, embers. è I veramente know we enorme, will. una cosa gigantesca. Poi si Optimism possono is accendere gli great. occhi, Right up no? until the point you stumble into a Bellissimo. machine's jaws. Io? Pessimism. It may save your hide, but it'll Ah. E abbiamo la maschera. E mo ce ne frega proprio il cazzo so good. dell'ossigeno, raga. I can actually breathe down here. E come cazzo fai a parlare a Vestra pensando? Un po' mi spaventa l'idea di dover gestire anche la verticalità e tutto il mondo subacqueo, cioè a me queste cose che ti muovi su più assi di Maybe it's a movimento safety spaventa thing. un I've never been able to swim this deep before. botto. Che bello però. Mi dispiace tantissimo di non riuscire a... Ah, oh, che cazzo! Praticamente tutte queste luci qui sono, cioè tutte queste, quelle che lui chiama luci, sono degli ologrammi tipo di coralli e cose del genere. Fichissimo. Qua c'era qualcosa. Esattamente qui. It started right here. More than f it started right here. Ah, posso It farlo da qui? started right here more than 30 years ago. Back when this casino was still called the Temple. One big bet turned my fate around. But now, fate's dealt its cruelest hand ever. Stanley Chung. What did he do here? Las Vegas, 4 maggio 2060. Questa settimana cade il ventennale di uno dei progetti di costruzione più ambiziosi nella storia del paese, anche se inizialmente il suo promotore, Stanley Chen, fu osteggiato da molti americani. Dando il primo colpo di badile nell'aspro terreno, il CEO notò come il risentimento contro l'influenza politica cinese avesse trasformato Vegas in un ardente focolaio di nazionalismo, poi raffreddato dal fiume delle sue immense fortune che, infine, fecero divampare gli animi all'idea di una nuova Las Vegas. All'epoca chi avrebbe mai pensato che Stanley Chen avrebbe, sarebbe, fanculo, sono diventato tipo dislessico, sarebbe diventato uno dei personaggi più amati dell'epoca del recupero. Eppure Chen non ebbe mai paura di sfidare la sorte. Anzi, nel 2035, a un incontro con potenziali investitori presso il vecchio Hotel Tempo, Chen osservò con orrore la sua startup specializzata in filtraggio dell'acqua affondare davanti ai suoi occhi, scoprendo troppo tardi che il suo avvocato di fiducia aveva venduto preziosi brevetti alla concorrenza. Di lì a poco saltarono tutti gli accordi già presi e Chen rimase con appena 88.000 dollari a suo nome. Beh, cazzo, hai detto niente, non so, da me a me. Devastato, decise di affidare il suo futuro alla sorte. Andò al casino e puntò tutti quegli 88.000 dollari alla roulette sul numero 8, dato 37 a 1. Quella vincita gli fruttò circa 3 milioni, 3,2 milioni di dollari, madonna. Quanto bastava per rinnovare il suo sogno di creare un'azienda di successo. Così si rituffò nel lavoro, eternamente grato per quella fortunata seconda occasione. 5 anni dopo non fu Chen a rischiare di colare a picco, ma la stessa Vegas.
La crisi della zona calda aveva soffocato il turismo. Anni di ondate di calore sempre più intense avevano completamente inaridito la regione. L'acqua, che ormai scarseggiava ovunque, era troppo costosa da importare. L'abbandono sembrava inevitabile. La città delle luci si sarebbe spenta per sempre. Ma Stanley Chen non si arrese. In 5 anni di incredibili successi, i suoi 3,2 milioni di dollari diventarono 200 miliardi grazie alla vendita di tecnologie di filtraggio dell'acqua che, e poi non lo sappiamo, è bello però vedere come il gioco faccia. È bello vedere come il gioco comunque affronti il tema ambientale spesso e volentieri. E non so, ora, per quanto sia un gioco e sia esagerato, secondo me potremmo tranquillamente prenderlo come un monito, ecco, al dover stare attenti e cercare di salvaguardare l'ambiente. Che bello. Sembra che dica in alto. Ma potrò uscire da qua? No, ok, non ci fa uscire, quindi dobbiamo stare giù. Ok, ce lo segna. Oddio. Oh merda. Spacca onde, porca puttana. Beh, è sott'acqua che gli vuoi fare quello. Mamma mia. Dove sta il solcaonde? Forse se n'è andato. Averlo qua ho paura che sia un po' pericoloso. Porca merda, no, è qui, eh. C'ho il sentore che venga a darmi una botta atomica. Allora, io credo che tanto quest'area la rivedremo più avanti perché mi sembra che a terra ci siano degli appigli per rimanere, cioè per stare attaccati. Credo proprio che l'acqua si abbasserà di un botto e avremo una battaglia contro appunto questo solcaonde. Che ho paura sia veramente, veramente tosta. Debole contro ghiaccio e fulmine, fortunatamente abbiamo il nostro sparadardi che sembra veramente una cannonata. E noi ci facciamo pure quelli al plasma. Perché sì. Riforniamoci tutto l'arsenale, tanto comunque cioè, ci serve. Com'è possibile che ne ho 4 di 3? Sta cosa ancora non l'ho capita. Devo evitare questo infame maledetto. Fammi capire, ma questo gira proprio dove sto io? Vabbè, dai, ma credo di poterlo aggirare. Comunque non boh, non lo so. Ok, quindi probabilmente devo passare dall'altro lato.
Allora, io sarò terribilmente onesto, credo che la macchina prima o poi mi vedrà e lo prenderò dritto in quel posto. Baule di scorta. Eh beh, dobbiamo praticamente esplorare una vasta area di... Però qua mi sembra che ci siano. Sotto qui si vede chiaramente. Uff. Stai a vedere che apro sto coso e cala l'acqua. C'ho sto sentore. Alert. Critical flooding detected. Automatic drainage controls offline. To execute an emergency purge, manual reset of primary and secondary pump nodes is required. The purge can then be triggered at the pump maintenance station. If I do this purge and drain all the water, I can fight that big machine on dry ground. Looks like I have to reset a couple of pump nodes first. According to the map, there should be an access point for the first node south of here. More machines down here. Datemi un secondo. Là, ecco. Ok, quindi mo devo evitare le macchine ed evitare che mi sfondino. Ma no, che cazzo, pure quello. Ma è pieno di roba qui, oh. There's the access point. Should lead me to the pump node. There must be a whole network of these tunnels down here. Water lines for an entire city. Reach the ledge from here. Maybe there's something I can climb to get out.
Cavolo, non c'è niente a cui mi posso attaccare. Ci deve per forza essere qualcosa a cui mi posso attaccare. Grazie raga. Oh, qui è la pompa. Guardando se ci fosse, ok, forse di qua, ok, c'è la scaletta lì. Vedi, con calma, con pazienza. Là. Oh, che bello vedermi che non ero o super sparato di bianco o rosso. Usiamo subito lo splendifiamma. Va bene. Uissa, via via. Allora, io raga c'ho... Cioè, apparentemente questa settimana potrebbe piovere. Se dovesse piovere avrei la possibilità di giocare un po' di più, quindi io spero che piova un pochino. Meno da andare avanti. One node down. Gonna swim back up and find the access point for the second node. Ok, devo rifare quindi giro o contraerea. Madonna, però come ho gestito a minchia sott'acqua, ti prego. Ok. Qua è il punto da cui arrivo. Ok, no. Allora, di qui. Should be on the other side of the door. Let's leave against the truck.
me to the second node. Roba. Just shut down the secondary node. No more water for the fountains. No more shows. No one left to appreciate them anyway. I'll never forget the city's grand reopening. The fountains had been bone dry for years. No one believed they'd ever return. So, as the first bloom arced up in the dome, the music swelling, my heart soared right along with it. The city gave me a second chance once. Now it had one, too. The domes, the water. He was responsible for all of it. Che cazzo ci arrivo di là? Vabbè, dovrò saltare. Madonna. Non ho saltato, ho volato. Maybe that debris is weighing it down. Let's trigger chain reaction. Okay, let's see if that helped. Okay, I've taken care of both nodes. Now we just need to activate the emergency purge at the maintenance station. According to the map, the maintenance stations should be at the south end of the dome. Cazzo è quella luce là? Ansia.
strobe light in that tower. Just look at the console I found earlier. That might be the maintenance station. But how to get in? Non riesco a capire da dove veniva la luce, da lì. Looks like part of this building collapsed. There might be a way in. I'm in the maintenance station now. I just gotta find a console to activate the emergency purge. Madonna. This looks promising. There should be a console in here. There. I'm gonna draw this place out. That did it. Okay. Now I can deal with that machine guarding the door on the other end of the dome. And once I get past it, I can get to what's waiting on the other side of the door. Poseidon. System shut down, so almost done. System shut down, so almost done. The only thing left is to power everything down at the control center. So, I guess this is it. One final walk down the strip, and then it's lights out forever. At least I won't be around to see it destroyed. The Odyssey will be well on its way to Sirius by the time the swarm gets here. Still, my last memory of this place will be empty. A city that's already dead. Gems. What of that? You see this? But he did so much for this place. He wasn't so many brothers. Bello. Ora, considerando che dobbiamo menare... infatti... Ciao, Zrice. Grazie.
pronunciato bene il nome, grazie per averci seguito. Io tra l'altro non vedo spettatori, non vedo un cazzo. Poseidon è through there. Where did that machine go? Aloy! It's a miracle! Oh, oh. Was this you? Did you lower the waters? Yeah, but there's a new problem. That thing's in our way. Wow. Yeah, it's gonna be difficult to get the embers with that around. As the scrappy band of adventurers beheld the beast, they knew what they had to do. What? Are you crazy? Hush now. She saved our Delph. Okay, then. Stay up here and start firing when I engage. Questi per adesso sono alcuni dei personaggi più... È una specie di lacra? Cristo mio, cioè, ma che... Madonna, c'è un botto di cose. Un anticazzo di pezzi che c'ha. Allora, io proverei a fare una roba che non ho mai fatto. Debole a... Merda. Fottutissimo Lapras. Oh mio Dio. Sono finito nel posto più sbagliato di tutti. Non fa troppo danno però, sai. Sono un po' troppo vicino, devo assolutamente allontanarmi. Ma che cazzo, è tutto acqua, madonna. Ah, perché cazzo, stacca subito i pezzi.
Merda. No. Ok, questo credo che gli abbia fatto male. Pessima scelta. Madonna, che pizza. Devo ammettere che pensavo fosse molto più difficile, raga. È stato molto figo, però. Bello. Vorrei parlare con i miei amici. Perché, onestamente, questi per adesso sono i comprimari, diciamo, più simpatici che ho trovato. Cioè, comprimari, vabbè. You guys all right? More than all right. This, you, we did it! All the embers we could ever want, and it's all thanks to you. Very, heartwarming. But maybe we can just, you know, grab what we came here for and get out before any more of those things decide to show up. Now, now, shard counter. Ciao raga, ciao Greg. Ciao Ale, allora io vi chiedo scusa se ho risposto in ritardo. Fatto sta che Twitch non mi sta aggiornando la chat già dall'altra volta. Tant'è che ho dovuto manualmente aggiornarla. Non so veramente perché faccia così. Ma mi ha rotto il cazzo. Comunque avevo le lance esplosive, però non le ho usate. Ho usato il lanciadardi. E alla fine l'unica cosa che diciamo, niente, mi sono dimenticato cosa volevo dire. Fantastico, cioè non ho fatto in tempo a pensarla che già me la sono scordata. Ah, l'unica cosa che credo di dover imparare nella lotta con questa macchina in particolare è la gestione degli spazi, cioè stare un po' più attento ad evitare magari le zone d'acqua e via discorrendo, che effettivamente quelle fanno la differenza. Cioè se finisci in un punto in cui vieni rallentato, fortunatamente questa non c'ha un danno così elevato, però sai, se ti capita con un Thunderjaw so cazzi, ecco. Che sta su Poseidone? Si sta di là. Should be hiding in some kind of processor. I need to find a console to gain access to it. There. I should be able to use that console. I can't do it. I can't give up on this place. I'm leaving everything on standby. The system's equipped for runs for decades, if not hundreds of years. It's a long shot. But maybe someday, against all odds, someone will find this place again, marvel at its lights and wonders, discover a fortune and boundless opportunity, make it their own dream. After all, if the city can give me a second chance, if water can flow in the wasteland, anything is possible. That's right.
Era un bravo tizio questo. Nascosto nel codice del condizionatore, perciò qualcuno deve averlo inserito dall'interfaccia di un termostato. Simpatico però. Hai presente quell'olo pubblicità per lo spettacolo Crave Man del vodka? Quella ma senza per i zombie. È andata avanti per un'ora prima che riuscissimo a spegnerlo. Scherzi a parte, non deve più ripetersi. Il sistema olografico e quello ambientale sembrano a posto. Durante il tuo turno dai un'occhiata al codice per l'acqua e il filtraggio. Guai se violassero quei sistemi. Sarebbe molto peggio che avere dei Neanderthal che se ne vanno in giro nudi sulla strip. I'm here to bring you home, Poseidon. To Gaia. Yes. Mother. What is the act of the brother? Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master Override activated. Restoring Poseidon's subordinate function to original code. Ok, e un altro ce lo siamo portato a casa, non possiamo lamentarci. System reboot initiated. Looks like taking Poseidon triggered a restart of the city's power system. Warland and crew must have headed back up top with all the embers they could carry, I bet. Che figata. Bellissimo. Qua io credevo che ci sarebbe stata la scena con il drago che si era vista nel trailer. Bello, bellissimo. Le scale un po' meno. Ci vuole un po' di convertitore e un po' di antiruggine. Ma faccelo cazzo che scalini. Immagino di dover salire dalla scala. Io ero convinto di dover salire di là. Ora ogni tanto guardo di aggiornare la chat in modo che magari insomma. Boh, vabbè. Per adesso non mi sembra che. Aspetta. Sali. Prendo. Là. Molto bello. Ah, questo è quello che è. Ah, è dove siamo stati prima praticamente. Però ora che l'avevamo fatto tutto sott'acqua. Un elevator. Moron must have built this before the place flooded. It still works. Nice not to have to climb back up. Pazzesco. Oh, whatever she did, it must have powered up the whole.
Riforniamo tutto. Gramps always wanted. There's another. His dream realized. His old Gramps' legacy ensured. Our hero beheld the sea of desert lights and wept at his good fortune. When I saw the embers as a child, I never dreamed they could be like this. Thank you, Aloy. Did you find what you were looking for? I did. And now I have to move on. Oh. Oh. Come back when you can. I got big plans for this place. I thought you wanted to put on shows with the embers back in the claim. Oh, no. This is the show. Oh, can you imagine? Folks from all over the land coming to take it all in. Plus, some food and a nice place to stay. Not to mention a variety of entertainment venues. Don't forget, games of chance. Plenty of shards to be had there for certain. A new dream. I hope you make it happen. Goodbye, gentlemen. This delve is a story for the ages. All thanks to you. L'arpeggio di sta canzone è stupendo. If Moreland and Crew is gonna stay, cazzo, che bello! Cioè, praticamente abbiamo completamente rivestito la città. Fantastico. Non possiamo comprare un cazzo, peccato. Però possiamo vendere un po' di cose. Non è molto, ma è un lavoro onesto. Là. Allora, adesso ce ne torniamo alla base. Poi è vero, lei ci dice sì, adesso possiamo fare questo, possiamo fare quello. E guarda, io le sono nel cuore, c'ha perfettamente ragione. Però facciamo un attimo un po' di storia. Che cazzo. Anche questa sta per raccontarmi un altro po' i cazzi degli altri. You should know the rebels have been busy. They've set up outposts to the west. Some settled into a camp southwest of here. And I know the marshals can't deal with all of them, so I'd stay alert out there if I were you. Thanks for the warning. Getting rid of those outposts might stop the rebels from killing more of their own. Maybe I can lend the marshals a hand. Painted their faces with something called makeup, like the Karcher. Why? Yeah, beats me. It probably meant something to them, as it does to my people and the Tanakh. I just think my face says it all as is, that's all. Ah, tra l'altro abbiamo anche preso un nuovo drone. Proprio a Las Vegas, mi pare. I see you have recovered Poseidon. There we go. More data for the dome.
un po' vedere. Fico. Aloy, can you come downstairs? Beta has something you need to hear. Okay. I'll be right down. Aloy, I have managed to unlock additional rooms within the facility. Got it. Hi, Gaia. Hello, Aloy. Queste sono tutte domande che ho già fatto. So, I guess Beta's here to stay. I gave her a focus. Told her to talk to you to see if she can help. She's not what I expected. What were you expecting? I don't know. Someone more helpful, I guess. And less pessimistic. It is true, she overestimated our progress. However, it is also worth noting that her confidence in your abilities emboldened her to escape the Zeniths. I guess so. Give her time. She may yet come around. Ed è vero. How's Catalo doing? I have detected that the loss of his arm still deeply pains him. In an effort to remedy this, I have discussed a potential solution with him. I believe he will want to fill you in on the details. A solution? I'll check in with him when I can then. Questo è il momento in cui iniziamo a parlare con la gente tantissimo. How are things around here? Zoe has been studying the morphology of her land gods in an effort to understand their sickness. Without the abilities of Hephaestus, I am unfortunately unable to correct their programming. However, due to Zoe's perseverance, we may have a workaround. Yeah. She filled me in. Sounds promising. Madonna, praticamente credo che possiamo farlo veramente per ogni persona qui. Seem to like spending time together. Indeed. While studying old world data, Zoe discovered references to a dietary lifestyle known as vegetarianism. She appreciated the similarities with Utaru practices and encouraged Varl to try out this lifestyle. And how did that go? I believe they have agreed to disagree. How's Erend handling things? He is becoming increasingly accustomed to use of the focus. After an initial incident. What did he do? He unfortunately crushed his first focus as he attempted to affix it to his temple. Amongst a number of Osiram curses, I believe he also blamed the focus for being dainty. He has given repeated assurances that it will not happen again. Well, good thing we have a lot of extras, I guess. So there's a few people here now, and they're learning. All about you, the ancient world. Almost like what was supposed to happen before Apollo was purged. Yes. While the loss of the Apollo database was catastrophic, there is still much that can be gleaned from the data you have uncovered. For instance, Varl has been reviewing the last recorded entries from those who perished during the Pharaoh Plague. Hearing their hopes and fears made him quite somber. Anything I should be worried about? I do not believe so. I have elected not to intervene, to allow him to process this on his own terms. La. Oh shit. Gaia? What was Elizabeth like? Her presence is interwoven with my memories.
The moment I came online, she was there. We exchanged greetings, names, then set to our task. It was the first of many conversations. I enjoyed being in her company, listening to her stories. She was my creator, my guide. Your friend? Yes. When I reviewed the data on your focus, I was saddened to learn of her fate. Though I am glad she made it home, I deeply wish she did not have to be alone. She was okay with that. She gave all of herself. The only one who could. Thanks, Gaia. So, Project Zero Dawn. The greatest minds in the world. All working to build the terraforming system while the Feral Plague devoured the planet. What was it like? Personnel worked in rotations, at all hours of the day. Resources and technology were secured from across the world. Within a month of the project's conception, I was launched and began my education. Elizabeth encouraged me to spend time with the rest of the Zero Dawn staff. She said it was important to experience many personalities and perspectives to aid in my emotional development. What were they like? Scared, hopeful, determined. They were hurtling toward technological achievements on a scale never before attempted. I owe everything to their dedication. So the Hades Proving Lab, where I found the Gaia Kernel. It used to be a Pharaoh research facility? Yes. Prior to appropriation by Zero Dawn, the facility was used to engineer and test advanced computer viruses. It appears to pensate have been come hanno one of cambiato many i programmi. Initiatives by Pharaoh automated solutions. I guess it wasn't enough to build automated killing machines. He wanted viruses to infect them with, too. So, a while back, before the battle at Meridian, I went into Banuk territory. I discovered another AI there, one not related to Zero Dawn. Cyan. It was created to oversee operations for a volcanic stabilization project, and it spent the last 1,000 years in isolation. I'm guessing you didn't know about it? No. From the data on your focus, it seems that Cyan was cut off from the outside world. An effort by its creators to protect it from the Feral Plague. Any chance it could help us now? I have already attempted contact, with no success. Given its previous experience with accepting an outside network request, I imagine it is unwilling to do so again. Right. Because last time Hephaestus enslaved it. Well, that's too bad. I think the two of you would have had a lot to talk about. The processor Aether was installed on was part of an ancient war museum. A memorial to something called the Hot Zone Crisis. Do you know anything about it? My knowledge of historical events was unfortunately lost with the Apollo database. However, climate data indicates a peak in regional temperatures in the 2030s. Such conditions would see extreme prolonged droughts, an increase in dust storms, and a loss of habitable landmass. Tipo quest'anno abbiamo avuto una siccità pazzesca. So I guess things got better eventually. Yes. Data suggests that temperatures return to average levels in the clawback era of the 2040s. There was an ancient tank embedded in the bulwark, buried under a bunch of boulders. Any idea how it got there? During the Feral Plague, the US military resumed the use of human combatants, as automated machinery was unreliable. It is possible the vehicle was part of a pre-automated war fleet. So they fought against the Pharaoh machines in the valley. Until the mountain was blasted apart and buried them.
Cioè, praticamente abbiamo 45.000 linee di dialogo adesso da gestire. Stanley Chen. It turns out he was a member of Far Zenith. But if he loved Vegas so much, why did he abandon it? Why not try to save it? The Zeniths at their core have proven to be exceptional survivalists. Faced with overwhelming odds of extinction, they chose to flee. Even still, what he achieved. Water to the wasteland, an entire city brought back to life. A thousand years later, the whole place was still on standby, just waiting for someone to come along and wake it up. When we were at the facility where we found Beta, there were records that said Far Zenith were researching embryogenesis. I know they traded their ectogenic chambers to Zero. At this point, facciamo così, skippiamo la parte parlata e leggiamo. Necessitating such technology as their goals evolved over time. So they got more selfish as the risks of staying on Earth kept rising. So this facility, the region, it was meant to oversee the terraforming system? For the local region, had humans received their education, they would have then been guided here, as that never happened. Until Minerva decided to settle. So I guess this room was meant to keep an eye on conditions. Yes. From here, the facility to observe weather and machine activity. It may be possible to restore should you find and reconnect additional camera feed. I'll keep a lookout. Ok. See you later, Gaia. Forse ci sono domande sugli Zenith? Hey, Gaia. Hello, hey. Sì. Beta believes the Zeniths want to use the terraforming system to start over, so they can further supporting our. Beh, è quello che avevamo teorizzato given their al momento they in cui li abbiamo the tribes incontrati. And if they're the same people who left Earth a thousand years ago, it is likely they adjusted to different planetary. They may be trying to recreate that, turning Earth into a new Sirius. Che pezzi di merda. So the Zeniths are the same people, physically immortal. From what we know of Far Zenith, it is plausible that engineers were offered a place in exchange for their ec, given enough time, technology, and research. Like how Minerva eventually generated the DX. Exactly. The Zeniths. Gerard, Eric, Tilda, Verbena. Beta said they were some of the most powerful people on Earth. Do you know anything about them? Unfortunately, no. Fact. My personal database is limited to those who worked on Zero. Additionally, it appeared only one, Oswald Dahl. Right. He was the spokesperson back at the world. What we can conclude from your and Beta's experiences is that the Zeniths are ruthless in pursuit of their goal. To protect life on Earth, they must be stopped. The extinction signal didn't just wake Hades. It made every subordinate function self-aware. Why? I have wondered this myself. So far as I can tell, Hades was the sole target, and the partial sentience imparted to others. A signal that precise would require. How could the Zeniths know that? From the records, it appears Far Zenith had an. Hank Shaw. He was supposed to steal a cop, but. Yes. It is like, despite his failure. So from what Beta told me, I guess we can assume the Zenith's technology is powerful in all sorts of ways, right? Yes. As your encounters with them amply demonstrate, they appear to make extensive use. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that. They seemed indestructible, but. Throughout his every defensive technology, while we lack the. Were I to absorb Hephaestus, no shielding could was. So there's hope. Always. Ma questo l'avevamo già fatto. What can you tell me? Demeter sows fertile. So once I bring it back. While permanent restoration required, I may be able to improve conditions in the region. L'effetto praticamente however, è stra fondamentale. Like
Demeter's alone and frightened. Okay. The missing subordinate funk. Artemis rewilded the Earth with a variety. Eleuthia was responsible for getting a new generation of human being. Apollo was tasked with disseminating vast arc. Unfortunate. All archive. Pharaoh, huh? Understandable. He Ma tutti questi cazzo di dialoghi li abbiamo già fatti. Do you still need them? Ma. Restoring their remaining element, empowering my. Unfortunately. Attaining them in the short term is very. I guess our best shot at recovering them, but we'll need Hephaestus okay. And a bunch of comp. Correct. Ah, praticamente ci fa riaffrontare lo stesso dialogo per il semplice fatto che adesso sappiamo cose in più. Ok, ho capito. Were you able to make use of Poseidon? Yes, and lakes associated with the region. As a result, red algae grow. According to my data, the occurrence of red algae continues. Maybe I'll look into. Oh, cazzo, andiamo nella costa. So Poseidon's. From the data I found, it seems the city had an advanced. Most likely, Poseidon sought out a safe heart there, buried and encased in a protective dome. It could guard against any threats. Like three Osirom showmen? I suspect that was not the first time it fell. So, once have. You'll regain the capacity to mass produce machines. Yes, and to program their behavior. È tutto troppo bello per essere vero, scoppierà il bordello prima che conquisteremo tutte queste robe, sono sicuro. So yes, once I have been, I could design, build, given the nature of the far zenith, I must admit, however, that I, no matter how aggressive. That's good. Indeed. You mentioned that the superstorms have subsided. Yes. Weather patterns in the local region should mostly. Well, that's a relief. I will continue to stay. Why did Aether take up Russ? As with the others, Aether needed to install itself. One in the museum appears, given that the holographic display. So Aether was assured it could. Correct. Though it is curious that it chose a place around. Maybe it also felt at home there. Look. I'll be off. Farewell for now. Ok, investiamo in punti abilità. Che cos'è questo? Questo è fighissimo. L'arco di precisione. Prendiamolo. Anybody seen one of my machine strike pieces around? Why don't you check the cache? Oh, I almost didn't see you there. Bomba tosta per adesso non. Cioè, allora, la realtà dei fatti è che non ho la minima voglia di perdere tempo dietro ad un minigioco per adesso. È proprio una cosa che non mi va di fare. Let's see what Beta and Varl are up to first. It's something important. Io volevo proprio andare a parlare con loro e con quello senza braccio. Catolo. Hi. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. She found that recording from the data on your focus. She's been watching it a lot. I think it helps calm her. You know, I used to watch this a lot too. Whenever I wanted to take my mind off things. Daddy sure does love his little bit. But there's something you need to tell me? While you were gone, I came down here to check on her. Then we started talking. Right, Beta? She's been thinking about how to capture Hephaestus, studying the data Gaia gave her.
but we started talking about some other stuff. You know, just getting to know each other, right? And then she told me that one of the Zeniths might be different from the others. Tilda. You saw her at the Hades Proving Lab. Go on. On the way to Earth, the Zeniths never showed their faces. My servitor caretaker referred to them as my benefactors and promised I'd meet them someday when I have learned enough. And then, one day, a data channel opened in my training interface. In it, Tilda was waiting for me in a virtual replica of a house on a cliff overlooking the ocean. It was beautiful. She showed me paintings, books, media files. We met there in secret many times. But a few months later, it stopped. Can you tell us why, Beta? I found some data about Tilda at the Hades Proving Lab. I think she was a liaison between Far Zenith and Zero Dawn. She knew Elizabeth Sobeck, that's for sure. Maybe that's why she reached out to you? What else can you tell us about Tilda? She liked to talk about her paintings. What about herself? Did she ever talk about her life on Earth, how she joined the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she hated it when I asked too many questions. But I think, back on Earth, she was an expert programmer, given that she built a data channel the other Zeniths couldn't detect. Is there anything else about her that we might be able to use to our advantage? She was the first real person who ever bothered to speak to me. I wasn't really assessing her for strengths and weaknesses. You said that Tilda reached out to you using a data channel? It appeared in my training interface as another assignment. When I opened it, there were a series of intermittent glitches. I realized they formed a transpositional cipher. Instructions on how to open up a new virtual space. When I entered it, my training interface disappeared. Instead of the usual holographic teachers and files, I was in a perfect recreation of her home. And you're sure the other Zeniths never knew about it? To them, it looked like I was still in training, toiling away, alone. So this secret virtual space looked like a house with an ocean view? I could see whitecaps and hear waves crashing on rocks below. And there were gulls crying outside. Inside, Tilda had frames that showed off her favorite paintings, changing at intervals to match the light. There was an armchair she liked. She'd sit there and gaze outside while I looked through her things. We spent hours in that house. I never wanted to leave. You said Tilda showed you paintings and let you access media files? Every time we met, she showed me a new painting. I think she was Dutch. All of her favorite pieces were from their golden age in the 1600s. Portraits, allegories, ships at sea. She had so many. Did it interest you? I liked her media portal. It had so much more than my training interface. Clips, shows, holos. My favorite was this one called Second Time Around, about a family whose kid comes back after disappearing during the Hot Zone crisis. Right, but did this portal have anything about the Zeniths themselves? Anything we could use? No. Any information about them was redacted. Chissà qual è il ruolo di questa Tilda in tutto questo. So Tilda set up a secret virtual space where she could talk to you, a house on a cliff. Then later she cut you off.
but other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't, okay? I thought of every possible reason that would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is. Comunque la musica in sta scena è completamente fuori contesto. Peccato. Tilda is the same as the others. It won't help us defeat them. Okay. Let's leave it at that then. What's wrong? I'm trying, Varl. But she is tough to take. I'm out there in the wilds. Risking my life every day, and all she can do is hide in there and tell us how hopeless it all is. I'm sorry, she's had a rough time, but she is really not helping right now. Hmm. You always seem to be on top of everything, so I sometimes forget about what you've been through. I mean, it wasn't that long ago you were so banged up you couldn't even walk. About that. When I pulled you out of the water back near the proving lab, you were muttering Rost's name. You never talk about him. But he raised you. Trained you. You must miss him a lot. Of course I do. But I don't have time to think about that now. I need to get back out there. Okay. I'll keep working with Beta. Gaia says she knows a lot about Zero Dawn. And maybe she just needs some time to adjust, and then she can help us with Hephaestus. Sure. But I won't hold my breath. Io spero con tutto me stesso. Pizza. Parleremo con tutti loro più tardi. Voglio assolutamente andare da Demetra, che credo sia sulla costa. Credo. Ed è la zona a cui voglio accedere da inizio gioco. Quindi che bello. Neve, sembra cenere, Cristo. Ok, dobbiamo andare qua, quindi il collo lungo. Arriviamo al punto più vicino, che credo sia questo qui. E poi, insomma. Oh, fra, basta. Sit with me, Outlander. No, ora non mi sit with you. Ebbene sì. This is where Zoe said we'd find the Grimhorns she needs parts from to heal Plainsong's land gods. I should let her know I'm here. Quanto cazzo è lontana Demetra? Abbastanza lontano. Oh, merda. Sto facendo una strage. Ci deve essere qualcosa qua. Allora, realisticamente credo che arriveremo da Demetra, credo, e poi riprenderemo in una prossima live che io spero onestamente di riuscire a fare domani. Il fatto è che non ho moltissimo tempo per giocare proprio in termini di ore di fila, però cercherò di essere costante nel, insomma, nel farle spesso, ecco.
Quindi Aleppo può farla domani. Ora noi saliamo a questo punto belli in alto e poi ci lanciamo di sotto, tanto deve esserci qualcosa qui, dai, non puoi mettermi un posto così alto senza metterci niente. Cazzo, quello là è una vista in testa. Quelli picchiano forte, mi ricordo dal primo, eh sì. Spina morte. Quello è uno spina morte? Cioè è la versione, è una specie di alternativa al Thunderjaw. C'è un Cyclops drone monitoring questa area. I need to grab its data. Non credo che grabberemo il suo data. Non credo proprio. Oh, ferma. Troppo alto. Fantastico, cazzo. Sta zona mi sa che è bella alta di livello, quindi credo proprio che torneremo un'altra volta. Sai, senza fretta, senza dai. Jump onto that drone to get it down. Madonna, che scheggia. No, cazzo, che brutto, cioè non lascio le impronte. Madonna, no. Male. Male, male. E ancora roba sconosciuta. Ogni tanto continuo a girare la chat per vedere se arrivano messaggi, non si sa mai. Quello è un divoratuono, sì. Ma noi adesso non vogliamo il divoratuono. Allora, sarebbe il massimo se riuscissi ad arrivargli in testa da qua. Sarebbe veramente pazzesco. Ma non credo di riuscire a planare così a lungo. Cioè, se davvero gli arrivo in testa da qua, raga, sono un mago. Cazzo, secondo me ce la faccio. Mi allargo un attimo perché sono quasi sicuro di arrivarci se non faccio cazzate. Mi dispiace che loro hanno creato tutto questo bel puzzle probabilmente per farmelo vivere bene. Dai. No, non credo di arrivarci. Credo che si stia spostando troppo. Peccato, cazzo, dai, c'ero, porca troia. Cazzo. Era perfetto, regà. Madonna. Merda, tutta la piaga. Madonna, no. Land settlement. Looks abandoned. But I have to get me on that tall neck. We'll find a way to the top. They're riled up now. Brutto figlio di puttana. Li vedo.
fa male, fa decisamente male. Madonna, Scaglia Tardi è la roba più forte che c'ho, porca puttana. È devastante. Credo proprio che il tablet morirà e con esso prenderà anche la possibilità di leggere la chat. Ah, brutto bastardo, maledetto. Chi vuoi far paura? E adesso devo trovare il modo per salire. Un bel baulone. Forse ho trovato un attacco per salire. No, cazzo, perché è lì. Forse posso arrampicarmi. E di nuovo una parte alta.
Eppure io devo per forza di cose passare in uno di questi punti. Più che altro non riesco a capire come mai ci siano dei punti relativamente bassi ai quali però non riesco ad accedere. Should be able to get up there, ma da dove? Ah, ok, da qua. Forse. Ok, sì, qui c'è. Ok. I need to get to that platform. Just gotta find a way. I might be able to glide over to those trees. Climb my way up to the platform. Vabbè, io non ho parole. Ok. Gira, premi cerchio e il personaggio dovrebbe saltare. Invece prima scende e poi salta. Questa cosa io non la capisco e credo che non la capirò mai. Scala. Continuo a ribadire che le scalate sono gestite un po' male. Ok, qui sono stato stronzo io. Avrei dovuto puntare di più la cam. Comincia ad essere un mistero come vogliano che questa scalata sia affrontata. Ma che cazzo fai? Mamma mia! Madonna, me la sono lanciata in testa. Pazzesco. Ok, lanciamo giù pure questa. Fa comodo. This might be high enough to jump on that tarmac. Ma che cazzo? Ascolta, se gli viene scritto che ci sono liquidi nel connettore Lightning, dovrebbe provare a cambiare caricatore. Cioè, realisticamente, il problema sembra essere il cavo, a meno che non sia la porta. Digli di controllare sotto, di guardare che non ci sia roba azzurrina in caso è ossido. Almeno la memoria che io ho da iPhone 4S, perché poi non mi è mai successo, è quella. E l'alternativa è di guardare il connettore del, insomma, il caricatore del telefono in soldoni.
Madonna, raga, mi ha preso un colpo. La ragazza ha mandato uno screen che ho scritto tipo il connettore Lightning, cioè ci sono liquidi nel connettore Lightning, e io subito ho detto ecco fatto. Mo si è bagnato il telefono e ce l'abbiamo dentro in culo. E invece è una nostra amica che... C'è modo di salire? No, prima tiriamoci un altro po' di cassa in testa. Madonna. Ok, non c'è modo di spostarmi da un'altra parte, quindi... ma porco... Cioè dai, che cazzo, regà, ma che cazzo, veramente, che cazzo. Ho tolleranza molto bassa per le scalate in sto gioco. Davvero, non le riesco quasi a sopportare. Ma perché? Perché? Oh, madonna. Cioè, mi metti davanti a un cazzo di tronco, poi non ci posso salire. Morirò. Ok, per forza di cose devo passare da qua, perché se no non ci sarei neanche venuto. Ora, studiamo un attimo l'ambiente circostante con calma e cerchiamo di capire dove cazzo dobbiamo andare. Qui non ho figli. Oh! Il tuo ordine MacBook Pro è stato spedito. Raga, se arriva domani grande festa. Se arriva domani, però, non so se riesco a fare live, perché devo configurarlo, installare Final Cut e tutta una serie di cose. Vorrei realizzarci un piccolo video sopra, diciamo per sancire il mio ufficiale ritorno nel canale YouTube. E, però vediamo, perché comunque vorrei alternare anche diciamo le live, altrimenti davvero non lo finisco più. Poi... martedì è il compleanno della mia ragazza e dubito che avrò tempo per giocare, anzi sicuramente non ci avrò tempo per giocare, quindi facciamo che non lo so. Adesso non riesco neanche a capire dove cavolo devo andare. Allora, io qui vedo tutta una serie di corde che portano a quella piattaforma che fa il giro e arriva di là, quindi io credo, anzi sono certo, di dover arrivare di lì. Ma come? C'ho una piccola idea, ma non sono sicuro. Il collo lungo c'ha due pezzi qua. L'ho spiegato di merda, però le due parti del collo secondo me possono essere usate per arrivare dall'altro lato. Forse più di là che... Vorrei provare da qui. Cioè io credo di poter saltare su quelle due sbarre e spostarmi. Cazzo, sono troppo in alto. Ah no, 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 no. Ci sono anche in basso. Forse però dovevo farlo veramente da là sotto. Fanculo, credo proprio di sì. L'altezza era quella, era giustissima. Forse qui sono troppo in alto. Ho paura di sfracellarmi. Comunque ci proviamo, eventualmente aspettiamo. Queste piattaforme qua vorrei provare ad utilizzare. No. No, è stata un'idea che nella mia mente era intelligente e... Cioè magari una... Madonna mia. Magari una sua utilità pure ce l'ha, però... Che cazzo? Pensa. Più che altro, cioè, non vedo nessun appiglio, non vedo niente, quindi non è che è bloccato sulla mappa, no. Dove cazzo devo andare?
me per una sorta di continuità viene da pensare che io debba per forza passare, cioè vi giuro raga, non c'è alternativa, non c'è, cioè è perfetto, salto su una piattaforma, poi sull'altra e arrivo di là, lo aspettiamo, trepidante attesa mentre fa il suo giro. Intanto aggiorno la chat. Intanto controllo da dove mi hanno spedito il MacBook, che se me l'hanno spedito da Piacenza di nuovo c'ho già paura. Vabbè, non ho ancora il tracking. Vabbè. Vediamo domani, dai, cercherò di dormirci su. Un po' d'ansia, onestamente, per il fatto che comunque la prima non è andata molto bene. Però, dai. Mi auguro che la seconda sia la volta buona. Forza, bastardo. Appigli si chiamano. Se non posso appigliarmi. Porco due. No, dai, ora mi tocca aspettare tutto il cazzo di giro. Madonna mia. Vabbè, raga, allora. A me viene tardi. Domani devo andare al lavoro e sono un po' stanco. Quindi io direi che lo rifaccio domani. Cioè devo per forza fare questa cosa qua per arrivare di là, non trovo proprio altra soluzione. Quindi direi che lo rifaccio domani. E poi vi aggiornerò anche su sta faccenda del Mac. sperando che arrivi. E nulla, noi ci becchiamo alla prossima. E ciao, buonanotte.